Cosa pensi del progetto Scena Solidale? Indubbiamente serve, sicuramente serve agli altri. Dal mio punto di vista è servito tantissimo a me perché ho avuto bisogno degli altri e questo mi è stato dato. Mi viene dato anche adesso perché mi costringono a esprimere, tirare fuori le mie emozioni, i miei ricordi e a mostrare quello che non riesco a mostrare. In mezzo a questa problematica che più o meno abbiamo subito tutti, chi più o chi meno, facciamo vedere anche agli altri quello che ci sgorga dentro di noi e che penso che possa servire a molti. A me è servito e a me serve. Distante vola in onda la mente, non lo sa che può che la voglia ancora di questa realtà dove sei. Allora, intanto vorrei dire una cosa. Noi abbiamo ragionato nella nostra ricostruzione pensando a due priorità. La prima era il lavoro e da una parte con le imprese, con i lavoratori, abbiamo lavorato in modo che le imprese rimanessero qui e fossero poi i garanti di una prospettiva di sviluppo. Dall'altra parte noi abbiamo lavorato sulla conoscenza. Cosa vuol dire? Vuol dire lavorato sulle scuole e sulla cultura. La cultura e lo spettacolo hanno aiutato tantissimo i cittadini sanfeliciani in una prima fase, durante la vera e propria emergenza, nel cercare di riavvicinarli a quelli che erano i luoghi distrutti. A un certo punto, dopo il terremoto, è arrivato ERT, Emilia Romagna Teatri, il quale insomma ha tentato di darci una mano. Adattandosi a quelli che erano i limiti strutturali del nostro paese, Scena Solidale ha portato degli spettacoli di altissimo livello all'interno del nostro territorio. Stiamo cercando di risollevarci con tutte le fatiche, il teatro è dentro una tensostruttura e per fortuna che questa tensostruttura c'è, sempre donata da ERT. La comunità deve tornare a vivere, ma deve tornare a vivere non solo con il lavoro, non solo con le case, ma proprio con il suo significato estremo di comunità, cioè quello di trovarsi, unirsi, avere un progetto comune e avere un'identità comune che in qualche modo non isola le altre, ma in realtà ti ritrovi e quindi questa grande famiglia che viene in qualche modo anche saldata, anzi fortemente saldata dalla cultura. Quindi la cultura può, secondo me, avere un compito di aiutare questo passaggio a un luogo diverso e anche ad accettare forse quello che è successo, che ci ha fatto perdere qualcosa e per cui noi dovremo reinventarci per immaginarci una cavezzo altra. Io credo che insomma la continuità sia la forza di questo progetto, quello senza ombra di dubbio, perché a noi serve continuità. Io questo l'ho già detto in più sedi, ma è reale, è una realtà, cioè a noi serve, e noi abbiamo bisogno di vedere che una cosa riesca a lavorare sul territorio per più anni. Ma il nostro problema più grosso vendendo cultura è stato quello di disperdere il patrimonio che avevamo. Tutta la nostra attività è basata sulla musica d'insieme e abbiamo utilizzato tutte queste attività per promuovere l'attività musicale sul territorio attraverso questo progetto Insieme ERT, bellissimo, e la contaminazione col teatro si è rivelata una cosa molto bella
e credo che potremo anche continuare. Credo che ripartire dalla cultura sia un modo per non disgregare, di tenere insieme, dare prospettiva, e la cultura si è rivelata uno dei momenti fondanti dello stare insieme e di ricominciare. Quando abbiamo ritrovato i nostri abbonati che quasi in blocco hanno seguito l'avvio della stagione 2012-2013 e poi anche la successiva, ci siamo ritrovati per il primo spettacolo ottobre-novembre 2012, proprio hanno provato una grandissima gioia, un grandissimo piacere nel ritrovarsi tutti quanti, nel riconoscersi di nuovo presenti in quello che era il nostro teatro, quindi la tensostruttura montata in via 29 Maggio. Diciamo che il Comune ha pensato subito a queste cose qua, assieme a LERT. LERT si sono subito preparati e hanno, diciamo che nel giro di un mese, hanno preparato, allestito un palco per poter fare spettacoli che erano gratuiti, aperto al pubblico, per fare in modo che la gente venisse fuori di casa. Il terremoto aveva allontanato tutti quanti, perché chi aveva dovuto abbandonare la casa, chi si era spostato da amici, parenti, quindi per diversi mesi non si è avuto la possibilità di ritrovare la quotidianità, le persone, i luoghi conosciuti. Il teatro ha giocato anche questo ruolo che io ritengo molto importante, quindi di momento di ritrovo e di aggregazione sociale, e questo a noi ha fatto molto piacere. Una comunità umana misura se stessa attraverso la capacità di raccontarsi. Non è stupefacente che un mondo ebraico sapesse raccontare. Si possono dire cose buone, non buone, cattive nei confronti degli ebrei, ma è indiscutibile che gli ebrei siano stati dei grandissimi contastorie, perché che cos'è la Bibbia? La Bibbia è un insieme di storie. Oh, ci hanno creduto quasi tutti. Se sai rappresentare le tue aspirazioni, se sai raccontare anche le tragedie e i dolori, se no sei solo in balia di quello che ti viene addosso. Il grande talento ebraico è raccontare storie sulle storie, aprire storie nelle storie, come da un fiume aprire decine di affluenti, torrenti, cascatelle. Questo è stato il grande talento ebraico. Un terremoto, noi siamo impotenti nei confronti di un terremoto. Possiamo fare qualcosa naturalmente per prevenire la brutalità dei terremoti, e anche questo dipende dalla cultura. La cultura, come si può vedere, ogni volta che c'è una crisi economica e non ci sono soldi, quello che viene fatto sempre è un taglio alla cultura. Il teatro ha un senso perché è teatro e non perché deve in qualche maniera scardinare. Un paese, specie se in crisi, senza cultura muore, non esiste. Il teatro deve essere qualche altra cosa, anzi deve essere un punto di vista, deve essere un massaggio culturale, questo sì. Quindi questa cultura ci ha dato l'opportunità di ricostruire anche economicamente la società. Venendo qua, l'idea è che appunto che il teatro non deve stare, ma può stare anche dove è difficile non soltanto fare teatro, ma è difficile fare anche tante altre cose. Ci sono due aspetti fondamentali. Uno è la vita degli uomini, la vita della gente, che purtroppo sono morti, e questa è la cosa peggiore. Chi abita è colui che sta in un luogo e che quindi ha un legame diretto con questo luogo, con lo spazio, ha i piedi su quella terra. L'altra cosa è la distruzione economica. La distruzione economica fa danni gravi alla gente che vive di lavoro. Girando per la città oggi pomeriggio ho visto una città che ha subito, diciamo, psicologicamente l'impatto del terremoto. E poi c'è la distruzione culturale. Quando cade una torre millenaria, o anche solo di 300 o 400 anni, ci cade veramente qualcosa di importante addosso che bisogna recuperare. Forse quella torre non si potrà più recuperare, però o quel teatro, ci sono un sacco di teatri che sono stati lesionati, forse si possa recuperare appunto con l'economia e con la volontà degli uomini che devono risistemare i teatri per
riappropriarsi della propria cultura. Per cui, ecco, pensare che invece siano degli spazi esterni, pubblici, comuni, nei quali è possibile incontrarsi anche con tutti i problemi che ci possono essere, beh, insomma, questo qui secondo me è qualcosa di interessante. Prendiamo la storia di Noè, quella credo che più o meno la sappiate. Che cos'è il diluvio universale? Diciamola così col nostro linguaggio, il più grande tsunami che sia mai stato raccontato. Senza cultura noi non siamo niente. Io non trovo luogo più appropriato per me di essere con questo monologo. Ho girato anni e anni e anni in situazioni precarie e emergenti. Quando una comunità e un'organizzazione dice no, anche se siamo stati colpiti duramente, noi non possiamo privare i nostri cittadini del loro diritto alla cultura, all'ascolto. Si è già sulla strada per costruire una società giusta. Dopo le scosse di terremoto, per almeno 14 sedi di spettacolo emiliane si riscontrano lesioni di media e grave entità, compromettendo il lavoro e le attività e privando il pubblico di importanti punti di riferimento culturali. Il grande impegno di registi e operatori del settore nel luglio del 2012 concretizza il progetto Scena Solidale, che alza il sipario su 27 spettacoli per adulti e ragazzi presso l'arena estiva allestita a Mirandola e la tensostruttura montata a Finale Miglia, a cui si unisce il Pala Borgatti a 100 nell'autunno. Da ottobre 2012 a maggio 2013 una nuova stagione coinvolge i grandi protagonisti italiani di teatro e cinema in 14 serate ospitate dai principali teatri della regione per raccogliere fondi da destinare alla prosecuzione di Scena Solidale. Artisti come Stefano Accorsi, Nicoletta Braschi, Ascanio Celestini, Ivano Marescotti, Monio Vadia, Vito, solo per citarne alcuni, abbracciano l'Emilia-Romagna in una vera rete di solidarietà. Anche il mondo della danza dà un importante contributo con Tra teatro e danza, a bassa voce, in punta di piedi, il progetto speciale della Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, del MIBACT e della Regione Emilia-Romagna, che tra dicembre 2012 e gennaio 2013 interessa i comuni terremotati. Artisti internazionali come ad esempio Roberto Bolle e i primi ballerini dell'Opera di Kiev si esibiscono affiancati dalle realtà emergenti del territorio per rendere più lieto il primo Natale post-sismico. Tra il 2012 e il 2014 Scena Solidale è attiva a Cavezzo, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, con 6 laboratori per ragazzi e adulti e 2 iniziative speciali a Carpi che hanno coinvolto rispettivamente il Teatro delle Ariette e il danzatore e coreografo Virgilio Sieni. Nell'estate del 2013 i comuni di Novi, Finale Emilia, San Possidonio, Camposanto, Concordia, Cento, San Felice sul Panaro, Mirandola e Cavezzo aderiscono alla rassegna L'Emilia e una note, racconti e musiche di oggi e di ieri. Circa 5.000 spettatori affollano gli spazi e le piazze nel corso di 9 serate, animate da artisti del territorio e dai musicisti della Fondazione Carlo e Guglielmo Andreoli. Le attività di Scena Solidale proseguiranno anche nell'estate e nell'autunno 2014, con nuovi spettacoli, stagioni e attività laboratoriali.